Ehi belli, ci vediamo il 13 maggio al Pala Partenope a Napoli. Il 14 maggio al Parco Divertimenti Leolandia a Bergamo. E il 15 maggio al Centro Commerciale Expo a Ravenna. Sarà un weekend fantastico. Non vediamo l'ora di vedervi tutti. Ciao! Siediti qui con me. Tu chi vuoi essere? Andiamo io e te a fare shopping. Oh sì, arrivo! Vedi, andiamo... perché ti stai comportando come una bambina piccolissima? Ma lo sai quanti anni hai? Ne ho così. Così? Sì. Dominique potrebbe aver bevuto una pozione nel tè che l'ha fatta diventare una bambina piccola. Ah, no, non fare così. Sono io, la tua mamma, io. Che cos'è questo? È un serpente, è finto. Posso giocarci? Sì, se ti piace, sì. No, miau miau, volevo giocarci io. E vabbè, tieni se ti piace. Io cerco qualcos'altro. Brava bambina, gioca, brava. Oh, e che cos'è questo? Quello è un cagnolino fatto con i palloncini, ma non sono veri palloncini, è di ceramica. Che bello, ci posso giocare? No, perché si rompe. Perché no? Perché si rompe. Si rompe? Sì. Ma è di palloncini. No, è di ceramica, dammelo, ci voglio giocare. Dammelo. Dammelo, basta. E dai, staccala. No! Come no? Dammelo, ti do qualcos'altro. Qualcos'altro. No, ci voglio giocare. No, è meglio di no. Tieni, gioca con quella. È una pianta finta. Tu prendi questa e io prendo questo qua, ok? Perfetto. Ma è bruttissima. No, gioco con qualcos'altro. Oh ragazzi, che fatica prendersi cura di Dominique bambina. E questa cos'è? No! Che c'è? Cioè volevo dire no, cioè tu quella la devi posare, no! Perché? Cos'è? È pesante. Sì, infatti, posala, ok? Posala. La butto giù. No, dalla me. No, dammela. No, aspetta, voglio sapere che cos'è. Te lo spiego io, me lo dà. No! Piano. Mettila giù, delicatamente. Posala piano, ok? Piano. Cosa c'è? No. Dominique, ehi, ascoltami. Ma non serve a niente. No, serve a tante cose. Vabbè, tieni. Piano. Mamma mia, quanto pesa. È pesante. No, stai ferma, ok? Stai ferma. Mia piccola PlayStation, ti salvo io. Ma sei impazzita tu. No, aspetta, dove vai? Mazza sei. E io con cosa gioco? Ci penso io, tu stai qui, ok? Ci penso io. Ecco, questi qui sono per te. Cos'è? È per me? Sì, per te tutto. Oh, questi sono adatti a te. Con questi puoi giocare quanto vuoi. Non si rompono e non sono pericolosi. Vedi? I Pop-It. Oh, i Pop-It sono belli. No, mi piace. Grazie. No, è il modo sbagliato. No. No. Wow, sono grandi. Sì, ma no, ma quanto disordine già. No. No, questo non mi piace. Ma no, Dominique, se... No, questo nemmeno. Sì, ma se li tiri, si rompe. Oh, un piede. Che cosa? Un piede. Che schifo, no. Povero piede. Oh, quanto sì che mi piace. Schiaccia. Brava, gioco, ok? Brava. Gioca pure. Micia, tu che fai lì dentro? Oh, sono in una casa di pazzi. Miau. Ah, perché scappa? Forse perché hai cercato di tirarle la coda? È normale che scappa. Pure io scapperei. Ciao ragazzi, io sono Eric e lei è Dominique. Solitamente più grande, ha 24 anni, mentre adesso ne ha 4. E insieme siamo ed insieme sì. Ai. Fa male il Pop-It tirato. Dominique, per favore, potresti stare un po' più attenta? Che ho fatto? Mi ha tirato un Pop-It. Ah sì, scusa.
sono in questa situazione per colpa del dottor Timothy. Il dottor Timothy gli ha fatto bere una pozione che l'ha trasformata in una bambina piccolina. Dominique, piano col miau miau, ok? Il miau miau ha paura, Dominique, piano. No, no, non scappare. E guardate, adesso si comporta come una bambina di 4 anni. Lascia, miau miau, ok? Lasciala. Ok. E io non so cosa fare. Devo prendermi cura di lei. Non posso lasciarla da sola. È piccola. Che sta facendo? No, no, dove vai? Fermo, aspetta, aspetta. Che fai? Ai! Che giornataccia! Wow! Che c'è? Cosa wow. No, no, no! Ferma, ferma, ferma! Che fai? Che fai? Che fai? Scendi, scendi dal divano! Scendi dal divano! No, scendi aspetta, dal divano! Scendi! Aspetta, scendi! Oh, mamma mia! Aspetta, ma che quello. Fai? No, non ti tiene! Non ti tiene! Non ehi, ti tiene! Ehi! Voglio quello! E te lo prendo io, quello! Te lo prendo io! Ok, scendi però, dammi la manina e te lo prendo! No. Manina e te lo prendo! Se non mi dai la manina non te lo prendo! Me lo prendo io! No, no, no! Va bene, stai qua, te lo prendo. Allora, ecco. No, 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 voglio l'altro. L'altro, perché questo non ti piace. No, l'altro. Ma è bello. Voglio l'altro. Va bene l'altro. Allora, l'altro, questo va bene? Sì. Questo qui. Va bene, questo con la nostra grazie. Ah, la telecamera. Grazie. Ah, attento. Grazie. Ok. Ora stai calma, aprilo se vuoi, ok? Dominique non solo è piccola, è una piccola peste. Voi ragazzi lasciate like qui sotto questo video se pensate che sia difficile badare a una come lei. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E adesso che fa? Si illumina. Sì, si illumina. Bello, vero? Che fai con quelle? Piano. Si possono rompere. Dominique, piano. Sì, belle, però si rompono. Oh, mamma. Oh, ma che fai? Dominique, che stai facendo? Dominique, piano, puoi farti male. Dominique, lascia stare quelle, non ci si gioca. Servono per bere, si chiamano borracce, ok? No, ferma, ti puoi fare male, a te. No, basta, fermo, ok? Ti fai male così, stai ferma! Per favore! Scusa se ho urlato, Dominique, scusami! È che voglio dire che adesso tu... Che c'è? No, niente, tesoro, niente. È solo che tu adesso devi andare a nanna, ok? Io ho paura che ti fai male, io non sono bravo con i bambini. Non so badare i bambini. Ah, ma che... Mamma, perché mi hai morso? I bambini non mordono, penso. Mi hai morso! Oh, vabbè, non fa niente. Adesso vai a letto. Vai a letto. Nel pomeriggio i bambini vanno a fare la nanna. Riposano. E questo è il momento, è pomeriggio. Ma io non voglio. Oh, sì, tu vuoi. Sei tanto... Non mordermi. Tanto stanca, ok? Ma tanto... è vero. Sì, che è vero, Dominique. Sei stanca. Sei stanca, ok? Sei stanca. Sai cosa faccio? Ti leggo una bella storia per farti addormentare. Questo lo so fare. Dai, da brava, mettiti giù nel cuscinetto e metti anche sulla copertina. Dai. Allora, metti. Va bene. Dai, brava. Ci ti aiuto. Ecco così. Vedi che un po' di sonno ce l'hai? È normale. Sei piccola, devi crescere e sei stanca. Non mi toccare. Ok, ma è una mano. Beh, poco fa l'hai morso, adesso non vuoi essere toccata. Ok, sei coperta, perfetto. La storia! Oh sì, la storia. Prendiamo questo. Che cosa mi leggi? Un'avventura fantastica. Il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique. Il nostro libro, cioè il libro mio e di Dominique grande. Prendiamo la prima pagina. Dai, leggi! Un attimo, guarda. Dai. Guarda che bello. Bello. Le illustrazioni. Dai, leggi! Okay, sì, leggo. Leggi. Capitolo 1. Una cosa parecchio strana. Nell'aria aleggiava un invitantissimo profumino di fritto. E ovviamente i nasi esperti di Eric e Dominique non potevano non riconoscerlo. Che cosa? Arancine! Decretò Eric. Buone, sì, molto buone. Se solo ci penso quanto sono buone. Leggi! Scusa, allora. Non ti fermare, leggi. No, non mi fermo, ok. Dominique inspirò profondamente e poi annuì. Arancine! Sono io.
voce, piccolo. Devi mettere la mano davanti la bocca, però, ok? Così evitiamo magari delle docce. Sono io. Sì, sì, sei tu che mi hai sputato. Leggi! Un attimo! Da quella parte! Disse Eric prendendola per mano e trascinandola di qua e di là per le vie della loro città, Palermo. I ragazzi si incamminarono lungo un viale di vetrine e negozi seguendo la Ok. Leggi! Ma stai per dormire? No, sono svegliissima. Leggi, continua a leggere, voglio sapere la storia. Seguendo la deliziosa traccia di fritto che Eric, come un perfetto segugio, annusava non nell'aria. Non ti fermare, leggilo tutto. Ok, ok. Tutto! Là, dissero in coro quando videro un furgoncino con un'arancina fumante sulla carrozzeria. Capitolo 41. Una cena gourmet. Dominic e Jim finirono di rassettare la cucina e di preparare le patate per la minestra. Buone! Non hai sonno? No, non ho sonno. Quando tutto fu lindo e splendente e stavano per sedersi un istante. No, leggi più piano! È splendente! Ragazzi, ma com'è possibile? Non si addormenta ancora? Sono a pagina 186! Leggi! Ok, sto leggendo! Sentirono il familiare rumore di passi pesanti provenire dal corridoio che portava alla cucina. Tonf, tonf, toc, toc, tonf, toc, toc, toc. Jim spinse Dominic nel barile. Capitolo 54. Ragazzi, forse si è addormentata stavolta. Sì. La lascio dormire. Me ne vado. Vado via. Piano. Papà! Che c'è? Dove vai, papà? Papà! 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 Io papà! Tu hai chiamato me papà? Sì, papà. Dove stai andando? Non hai finito di leggere. Ma io non sono il tuo papà e non sono nemmeno il tuo lettore. Sto leggendo da ore e basta, sono stanco. Io come faccio ad addormentarmi, papà? Ok, ti canto una ninna nanna, ok? Va bene? Forse questo funzionerà. Come ho fatto a non pensarci prima? Ai bambini si cantano le ninna nanna. Va bene. Ninna nanna, ninna oh, il dottor Timothy la trasformò. Ha bevuto una pozione, una bambina diventò. Ninna nanna, ninna oh, questa bambina mi tormentò. Io non riesco più a sopportarla, quindi adesso vai a nanna. Sta dormendo? Sta dormendo. Non ci credo. Ragazzi, dorme davvero. Andiamo via prima che si svegli. Ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'ho fatta, sono un papà bravissimo. Ragazzi, è proprio dura prendersi cura di una bambina, complimenti a tutti i genitori. Ci sto riuscendo, sto imparando. Ma quanto dura l'effetto di questa pozione? Vorrei tanto che Dominic tornasse normale. O al massimo che Dominic badasse a Dominic. Per fortuna adesso sta dormendo e io posso stare un po' tranquillo. Tra qualche oretta, quando si sveglierà, magari l'effetto sarà sparito. Ha chiamato? Ha chiamato davvero? Papà! Sì, ha chiamato davvero. Ma non può essersi già svegliata! Sono passati 2 minuti! Papà! Sto arrivando! Oh, non ce la farò mai! Non ce la posso fare! Non posso! Che c'è? Perché ti sei svegliata? Stavi dormendo così bene, eri così bella mentre dormivi! Ho fame! Hai fame? Voglio la pappa! La pappa? Ah, giusto! Forse dovevo farti mangiare prima di farti addormentare. Perché non ci ho pensato? Va bene, la pappa. Adesso ti do da mangiare e poi torni a dormire. Non dovrebbe essere difficile. Ho fame, ho famissima, voglio la pappa!
Ok, sto arrivando, dai, aspetta un attimo, ok? Vado a preparare tutto. Tranquilla, papà si prende cura di te. Grazie, papà. Oh, che carina. Non preoccuparti, arrivo subito. Allora, vediamo un po'. Cosa può mangiare? Cosa faccio mangiare a una bambina di 4 anni? Del burro? No, forse no. Un formaggio? No, forse no. Non lo so, è più complicato del previsto. Cosa può mangiare di sano una bambina di 4 anni? Io mangerei una pizza surgelata, però forse non è adatta. O forse sì. No, e poi pizza surgelata ne abbiamo una sola. Poi me la mangio io. Serve qualcosa di più pappettoso. Sì, qualcosa che si dà col cucchiaino. L'ho visto fare a delle mamme, penso. Trovato! Budino al cioccolato. Questo qui sarà perfetto, penso. A me piace molto. E poi non abbiamo altro. Andrà bene. Certo, se l'effetto dovesse continuare, devo andare al supermercato. Eccomi, sono arrivato con la tua pappa. Che cos'è? È un budino al cioccolato. Che c'è? Non mi piace. Come non ti piace? Ma è buono, devi assaggiarlo. Lo assaggi e poi dici che non ti piace. Se non ti piace, ma sicuramente ti piacerà. Guarda quanto è buono. Perché il budino? Perché c'era solo questo. Stavo scherzando! Ho scelto il budino perché è il più buono di tutti, capito? Ma ancora è bruttissimo! È brutto! Non c'è il rosa! No, non c'è il rosa, è marrone perché ha il cioccolato, non pensar male. Forza, apri la bocca! No! Dominique, devi mangiare, quindi devi aprire la bocca. Apri la bocca! Apri la bocca! Non lo voglio! È difficile così. Sei stato tu a dirmi che hai fame, perché adesso non vuoi mangiare? Ho fame. E dai, allora tu. Lo faceva mia mamma quando ero piccolo. Tu. Che stai facendo? L'elicottero. Ecco qua. Ti piace? Com'è? È buono? Buono? Eh? È buono? Che c'è? È buono, hai visto che è buono, è buoni... Ma perché? Non si sputa, ma è buonissimo, perché l'hai sputato? Asciugati. Non mi piace, non mi piace. Perché? Dammi qualcos'altro. Non c'è nient'altro, figlia mia. Sei tutta sporca, pulisciti. Ah, giusto, devo pulirti io. Sì, ti pulisco. Vieni qua, asciugati. Ma perché non ti piace? Guarda, è buono, papà lo mangia. Non mi piace. È brutto. No, è proprio buono. Ma te lo mangi tu? Mi sa che devo comprarti qualcos'altro al supermercato. Appena finisco questo bugnino scendo e ti compro qualcosa di buono. Ma io ho fame. Sì, un attimo solo, un minuto sto finendo, ok? È dura essere genitore. Fa venire fame, molta. D'insieme, 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 d'insieme.